Buonasera, buonasera a tutti. È una puntata speciale, una diretta live. Lo vedete già nella scritta speciale Giorno del Ricordo. Giorno del Ricordo, 10 febbraio. Ogni anno vengono ricordati i massacri delle foibe e il grande esodo giuliano dalmata. E leggo testualmente: per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre d'Istria, Fiumane, Dalmate, nel secondo dopoguerra, e ovviamente questo è stato un momento evidentemente complesso della nostra storia, una complessa vicenda del confine orientale d'Italia. Il 10 febbraio, domani, ovviamente parliamo nel ricordo di nel 1947. Era il giorno delle firme dei trattati di pace di Parigi che assegnavano alla Jugoslavia l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia e la maggior parte della Venezia Giulia, in precedenza facenti parte dell'Italia. E lì ci fu un esodo e purtroppo non solo l'esodo, ma veri e propri massacri. E ahinoi, lo vogliamo ricordare perché la memoria, come abbiamo già detto in un altro speciale alcuni giorni fa, la memoria non va persa, fa parte di noi, fa parte della nostra storia, fa parte di vicende che non vanno assolutamente cancellate. Io in apertura voglio dare subito la parola, o meglio, la lettura a Sergio Canova dell'Associazione Senza Confini, che ci leggerà una composizione, possiamo così definirla, che è stata premiata dal Consiglio di Regione Lombardia alcuni anni fa. Adesso ce la illustrerà lui. A te, Sergio. Grazie. Da Il ritorno della memoria. Sul prato pieno di fiori che si stende a perdita d'occhio fuori dalla finestra di casa c'era una grande quercia. Il verde delle sue foglie si coniugava perfettamente con il colore marrone dei rami e del tronco e con i gialli, i rossi e i blu dei fiori del prato. L'impressione che dava era quella di un albero che era sempre stato lì, fin da tempi antichissimi, e che nulla potesse da lì sradicarlo. Sarebbe stato inumano privare i fiori di quel prato dell'ombra e del ristoro che la grande quercia poteva procurar loro. Così come sarebbe stato assurdo privare la quercia dei fiori che attorno a lei creavano una macchia di colore vivace e allegra. Eppure un giorno accadde. La quercia venne sradicata, i fiori vennero recisi, e fu così che una storia lunga secoli venne stroncata nel giro di qualche minuto. Bene, Così vogliamo inizia. ricordare, Sì. no, diciamo, vogliamo ricordare, Sergio, chi sono gli autori di questo componimento? Certo, come ho detto, il lavoro si intitola Il ritorno della memoria ed è un lavoro preparato da due licei, da due classi di licei distanti tra loro, neanche della stessa provincia, la quarta liceo artistico del Bernardino Luini di Cantù, quindi provincia di Como, e la quinta ginnasio del liceo classico Villoresi di San Giuseppe di Monza. Hanno unito le loro capacità e i loro estri per produrre un lavoro molto corposo, fatto di testi e di opere di pittura, che ha ricevuto un premio speciale per la loro appunto capacità di evocare questo storia dell'esodo e delle massacri delle foibe. Il lavoro inizia appunto con quell'introduzione che ho letto,
si intitola Il ritorno della memoria, e loro commentano dicendo appunto: abbiamo usato la metafora della quercia sradicata e dei fiori recisi per introdurre questo percorso della memoria. Sapevamo molto poco delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, anche se alcuni di noi hanno vissuto queste esperienze in famiglia. Quando i nostri insegnanti e il nipote di una vittima della persecuzione titina ci hanno raccontato questa storia, abbiamo compreso che di fronte ad atti tanto gravi la coscienza non poteva tacere. Di qui l'idea di costruire un viaggio di ritorno in quelle terre. È un viaggio della memoria, un viaggio di valore civile. Grazie, grazie Sergio. Poi so che sarai ancora con noi per leggere due poesie più avanti. Allora, la voce dei comuni è un format della provincia di Monza e Brianza che vedete alle mie spalle nello sfondo, nel cromachi. È un impegno che noi portiamo avanti anche per dare spazio alle realtà locali, ai 55 comuni della Brianza, ma per sottolineare anche i valori che sono contenuti nella nostra provincia di Monza e Brianza, appunto. E come sempre io ho ai microfoni, e non solo al microfono, anche in video, il presidente della provincia MB, Luca Sant'Ambrogio, che adesso ascolteremo proprio dopo la giornata della memoria. Luca, arriva il giorno del ricordo. Sì, buonasera a tutti. Io tenevo particolarmente a dedicare un'altra delle puntate, appunto, della Voce dei Comuni al filone della memoria, con uno speciale come quello di oggi dedicato alla giornata del ricordo. Una celebrazione che ricorda pagine della storia per troppo tempo dimenticate. Io faccio sempre un riferimento al fatto che chi come me ha fatto negli anni a cavallo tra l'80 e il 90 la scuola, difficilmente è venuto a conoscenza, perché gli è stato insegnato, questo importante parte di storia. L'istituzione del giorno della memoria e il portare finalmente in evidenza questi fatti ha fatto sì che le generazioni che sono succedute alla mia abbiano invece avuto l'opportunità di entrare in contatto sia con esuli, sia con racconti, sia con lo studio di questi momenti della storia italiana. E momenti che hanno causato sofferenze e perdite a tanti nostri connazionali. Credo che la condivisione online che stiamo sperimentando abbia il potere di condividere storie e testimonianze importanti, facendoci sentire parte di una comunità che non si limita solamente a quella del comune di appartenenza. Siamo una sorta di piazza virtuale, perché noi abbiamo questa sera qualcuno che ci seguirà in diretta, ma poi questa puntata resterà online e potrà essere rivista, potrà essere portata anche all'interno delle scuole, perché stasera noi abbiamo delle persone di grande livello che ci vengono a raccontare questo passaggio storico della nostra nazione. Abbiamo il dottor Marino Micic, che è un conosciuto a livello nazionale in quanto direttore dell'archivio del Museo Storico di Fiume. Abbiamo Pietro Antonio Cerlienco, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, comitato provinciale della provincia di Monza e della Brianza. Abbiamo Walter Matulic, che è un esule zarino, la cui famiglia trovò alloggio in Villa Reale. Qui c'è tutta una storia che poi verrà raccontata sul ruolo giocato dalla Villa Reale con gli esuli. Poi abbiamo un gradito ritorno che è Franco Perlasca, che abbiamo avuto nel giorno della memoria e ritroviamo nel giorno del ricordo, per appunto la sua familiarità, appunto, per la mamma, appunto, che è un'esule istriana. E poi abbiamo Roberta Miotto dell'Associazione Senza Confini, che ringrazio fin d'ora, perché questi prodotti, queste produzioni che stiamo facendo vengono in collaborazione con lei e con la sua associazione, che è sempre veramente molto attenta
nell'organizzare e nel trovare le persone giuste per raccontare questi momenti tragici che vanno però raccontati. E poi passeremo ai comuni che questa sera saranno rappresentati da sindaci di Briosco, di Concorezzo, di Sovico e dall'assessore alla cultura del comune di Vedano all'Ambro, che invece entreranno appunto nello specifico di quelle che sono eventuali iniziative che ci sono sul territorio. Devo dire la verità, a partire da quando è stata istituita la giornata del ricordo, nei nostri comuni hanno iniziato a trovare posto alcuni monumenti in ricordo alle foibe, e domani sarà occasione per molti di noi sindaci, tra cui anche me, di posare delle corone, di fare dei discorsi, naturalmente in modo molto limitato visto il problema pandemico, però ci permetteranno appunto di onorare quella che è una ricorrenza istituzionale che è stata, secondo me, sacrosanta decisione di istituire all'inizio degli anni 2000. Quindi io non mi dilungo perché la serata è veramente importantissima e chi segue me è sicuramente più esperto e più capace di spiegare quello che è stata questa immane tragedia. Quindi io non faccio altro che salutarvi e augurarvi un buon ascolto delle storie che seguiranno. Grazie. Grazie, grazie Luca Sant'Ambrogio e grazie alla provincia di Monza e Brianza per questo sforzo che noi giornalisticamente cerchiamo di assecondare, però lo vogliamo sottolineare e un ringraziamento particolare io lo faccio alla provincia ma anche a Roberta Miotto che ha messo insieme il format di queste due giornate, la giornata della memoria e il giorno del ricordo, ma anche la lista dei partecipanti, dei gentili ospiti di queste serate che tu hai già annunciato praticamente e ti ringrazio, mi hai tolto il lavoro, a parte un po' di ironia che ci sta sempre, io ho il piacere davvero questa sera di presentare il dottor Marino Micic, direttore dell'archivio Museo Storico di Fiume e non solo, perché ovviamente dal 96 è anche segretario generale della Società di Studi Fiumani e presidente dell'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio, ma ancora membro della commissione governativa dal 2005 al 2018 per le onorificenze ai congiunti delle vittime delle foibe prevista dalla legge 92 del 2004, quella appunto del giorno del ricordo. Figlio di esuli dalmati, scrittore di numerosi saggi storici. Dottor Micic, una brutta pagina che a lungo è stata messa, tra virgolette, lì, nascosta sotto la polvere. Ecco, io è stata ricordata questa celebrazione importante, il giorno del ricordo, che ricade il 10 febbraio, no? È stato ben raccontato. L'Italia dovette cedere questi territori alla Jugoslavia guidata dal maresciallo Tito. Comportò quello che è stato detto, foibe, sofferenze, un popolo estirpato dalla propria terra, nel giro di 10 anni oltre 300.000 persone italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia dovettero abbandonare le proprie terre, la propria casa, le proprie città, i propri amici, le famiglie si dividevano. Questa era una delle cose tragiche. Partiva prima un padre, poi dopo la madre, con i figli, oppure partiva prima un figlio. Erano situazioni veramente molto difficili e penso che la testimonianza, vedo che c'è l'amico Zaratino, io sono figlio di esuli dalmati di Zara Matulic che parlerà di questo. Io certamente come direttore dell'Archivio Museo Storico di Fiume, dirigente di associazioni, posso ricordare che sotto la presidenza di Amleto Ballarini io ho iniziato le attività
e sotto la presidenza di Amleto Ballarini, di cui dovrei ricordare nell'assenza della figlia, non so se Tiziana Ballarini interverrà, devo dire che già circa 10 anni fa organizzammo come società di studi fiumani e grazie anche all'intervento soprattutto di Roberta Miotto, e ringrazio l'Associazione Senza Confini, il presidente e gli allora dirigenti, che promossero un lungo ciclo di studio e di approfondimento della storia dell'Istria di Fiume della Dalmazia, le scuole del territorio. Organizzammo mostre in pannelli, organizzammo convegni, veramente dotati di una grande apertura, in quanto in uno di questi convegni vennero invitati anche esponenti, la preside della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume, che ricordo Ingrid Sever, la testimonianza di un'altra attività lanciata dalla Società di Studi Fiumani, di cui si fece primo promotore infaticabile dottor Amleto Ballarini, era quella non solo di riattivare le attività presso l'Archivio Museo Storico di Fiume, sistemare quindi tutto il patrimonio bibliotecario, archivistico, renderlo fruibile, rendere aperto al pubblico, e io fui incaricato, ecco, a dare una mano in questo senso all'inizio soprattutto, ma anche quello di attivare un dialogo molto importante della Società di Studi Fiumani con la città di origine, un dialogo che nacque al crollo del muro di Berlino, nel 1989 già. Nel 1990 la delegazione fiumana, con appunto, ripeto, il dottor Ballarini e altri fiumani, furono ricevuti dalle autorità comunali di Fiume, che porta il nome croato di Rijeka e appartiene statualmente alla Repubblica di Croazia. E iniziò un dialogo, e proprio questo dialogo è una delle novità promosse dal sodalizio e che si è sviluppato in maniera molto importante ed è arrivato, siamo arrivati, ecco, a raggiungere dei grandi risultati, che significa organizzazione di convegni internazionali nella stessa città di Fiume, ecco, non solo in Italia, ai massimi livelli. Abbiamo attivato collaborazioni con l'Università di Fiume, con i dipartimenti di italianistica, abbiamo anche organizzato convegni con le autorità comunali. Ricordo che al comune di Fiume Rijeka fu organizzato nel 1999 un grande convegno internazionale dal titolo Fiume nel secolo dei grandi mutamenti, con oltre 24 relatori italiani, ungheresi, croati, sloveni, serbi. Tutti i relatori portarono importanti contributi scientifici. Questo fu uno dei risultati della presidenza di Amleto Ballarini, che poi proseguì, ma lo voglio ricordare nella parte che penso mi sarà dedicata, in cui ricorderò la sua opera. Voglio dire che la Società di Studi Fiumani ha attivato non solo la pubblicazione di una rivista di studi storico-scientifici molto importante, una di quelle rare riviste che parlano dell'Adriatico orientale, della città di Fiume e dei territori circostanti, ma anche importanti opere. Ad esempio, uno dei risultati che sono sorti dal dialogo con la Croazia, di cui parlavo prima, fu l'avvio delle ricerche delle vittime. Questo fu un fatto molto importante, nato sotto la presidenza di Ballarini, nato proprio per dare dignità, dare un posto nella storia a tutte quelle vittime che non lo avevano, che erano state eliminate. Si è parlato prima di foibe, no? Il presidente della provincia, dottor Luca Sant'Ambrogio, ha ricordato le foibe, queste stragi, no, di i nostri connazionali per opera di reparti speciali di partigiani comunisti jugoslavi. E diciamo che uno dei risultati fu proprio questo di dare vita, di dare corpo, di dare una storia a queste vittime dimenticate, soprattutto anche in Italia erano dimenticate. Ed ecco che nacque tutta un'opera di recupero storico che partiva da lontano, da un monumento in Ungheria per ricordare i fiumani italiani morti nei campi di internamento ungheresi tra il 1915 e il 1918 nella località di Tapiosuli. Anche questa è una storia dimenticata, e Ballarini ebbe, mi ricordo, mi raccontava
proprio un suo parente che morì in quel campo di internamento insieme ad altri 146 italiani di Fiume. Anche questi morti dimenticati, c'è un monumento che nel 1996 fu inaugurato ed è tuttora presente nella cittadina di Tapiosuli, che si chiama oggi Sulisciap. Dopodiché ci fu anche una scoperta importante alla fossa di caduti italiani a Castua, cioè praticamente nelle sue ricerche il dottor Ballarini riuscì anche a individuare il luogo esatto dove fu praticamente ucciso e poi sepolto insieme ad altri 8 connazionali il senatore di Fiume Riccardo Gigante. Poi diciamo che questa scoperta ha portato la società a denunciare questo luogo e cercare in tutti i modi di recuperare i resti dei nostri connazionali. E passò poi un lunghissimo tempo. Nel frattempo, che poi c'è stato un recupero fondamentale dei morti a Castua, però nel frattempo anche la società imbastì una importante ricerca con l'Istituto Nazionale di Storia Croato e col patronato del Presidente della Repubblica Scalfaro, allora, proprio dedicato alla ricerca delle vittime italiane di Fiume. Ed uscì un bel volume a firma di Ballarini Sobolevski, dove furono contate le vittime italiane di Fiume dal 1939, quindi dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, fino al 1947. Quindi si comprendevano anche quelle vittime morte nelle foibe, morti a guerra finita, ecco, deportati, scomparsi nei campi di concentramento jugoslavi, annegati in mare, portati nelle foibe nei dintorni di Fiume. Fu scoperta anche durante questa attività di ricerca la foiba di Costrena, vicino Fiume. E poi diciamo che oltre che a promuovere cultura, i premi alle scuole, quindi tutta una cultura del dialogo, una cultura dedicata a creare rapporti cordiali, positivi con la città di Fiume, la nostra minoranza italiana, la maggioranza croata. Devo dire che una caratteristica della Società di Studi Fiumani, ecco, sotto la presidenza di Amleto Ballarini, lo ricordo perché fa parte di questo incontro, molto volentieri, lo saluto, lui a Roma e da qualche anno ovviamente presidente emerito della società, e voglio ricordare che c'è stata sempre questa grande volontà di dare dignità ai caduti e agli uccisi senza processo, uccisi senza giustizia, che per anni sono rimasti dimenticati. E devo dire, non so quanto tempo ho, se posso continuare, mi erano stato dato 10 minuti, devo dire che poi uno dei risultati che maggiormente hanno coronato questa attività di ricerca è stato che finalmente nel 2018, grazie a un accordo delle sepolture di guerra messo in moto ed era stato firmato, pensate, nel 2000 tra le autorità italiane e croate, è stato possibile, proprio dietro le ricerche fatte, ripeto, dal 1993, recuperare i resti del senatore Riccardo Gigante e di altri 7 connazionali. La ricerca era esatta. La cosa così importante, ed è, devo dire, è stato emozionante per tutti noi vedere che si è riusciti anche a recuperare, grazie a questo accordo, questi purtroppo ossa, teschi, frammenti di esseri, di vite umane, veramente sepolti. Potete immaginare che erano sepolti sotto 3 metri di terra e sopra questi poveri resti c'erano carcasse di animale che avevano gettato gli esecutori jugoslavi dell'epoca per occultare questo crimine contro persone inermi, senza aver ottenuto giustizia alcuna. E devo dire che finalmente nel 2018 si riescono a recuperare questi resti e le urne vengono portate in Italia, al Tempio Sacro di San Nicolò. Dopodiché c'è una opera molto importante, e attraverso l'esame del DNA è stato possibile individuare i resti del senatore Riccardo Gigante. Quindi potete immaginare, per la società, per il dottor Amleto Ballarini, si è coronato un lungo percorso di ricerca, di
indefessa, insomma, sono state tante difficoltà, e quando si sono individuati i resti, poi sono stati tumulati, devo dire, proprio l'anno scorso, il 15 febbraio del 2020, in un'arca del Vittoriale. Voi sapete, la Fondazione Vittoriale di Gabriele D'Annunzio, volle intorno a sé, quando morì, intorno al suo sacello, volle coloro che l'avevano seguito, i più fedeli nell'impresa di Fiume, che avvenne tra il 1919 e il 1920, e tra i più fedeli c'era Riccardo Gigante. Ecco, quell'urna rimasta vuota per decenni, l'anno scorso ha accolto i resti del senatore Riccardo Gigante. Io ho inviato anche del materiale fotografico all'associazione, non so se è visibile, di quella importante manifestazione. Ecco, io ovviamente mi sono preso il tempo anche per la figlia di Amleto Ballarini, che non può intervenire, e quindi ho messo insieme sia il discorso della Società di Studi Umani, di quelle attività che noi promuoviamo, e anche questa attività legata a questo grande uomo fiumano, esule da Fiume, nostro grande presidente per tantissimi anni, presidente emerito, il quale devo dire ha dedicato veramente gli anni, quando lui è stato dirigente di azienda, quando ha concluso l'attività da dirigente d'azienda, ha dedicato, attraverso gli studi, la pubblicazione di libri, di saggi, di ricerche, anche attività di rappresentanza, di presenza, ovunque lo chiamavano, in Italia, ma anche a Fiume, soprattutto a Fiume. Ecco, diciamo, grazie a lui, a questa grande forza, tutti noi, associati, consiglieri, dirigenti, abbiamo seguito quello che era il suo programma. E io dico questo proprio perché Monza ha visto il dottor Ballarini anni fa, è venuto più volte in conferenza, e insieme abbiamo potuto conoscere la bellissima realtà delle vostre terre, della vostra provincia, e anche questo attaccamento alla storia patria italiana. Ecco, devo dire che abbiamo trovato degli amici nell'istituto, anche l'Istituto Villoresi, che prima è stato citato, dove abbiamo potuto promuovere insieme alla figlia Tiziana Ballarini, grazie alla sua collaborazione e di Roberta Miotto, molte iniziative dedicate agli studenti. Poi vedo anche, vengono proiettate adesso le immagini dell'albero, no? A ricordo degli infoibati, una bellissima cerimonia a cui sono stato partecipe. Ecco, io vorrei concludere, ci vorrebbe un convegno per dire ciò che è stato fatto dalla Società di Studi e anche dal dottor Amleto, che ricordiamo, ma lui lo ricordiamo perché è anche stato un esule fiumano. Lui ha abbandonato Fiume da solo, era ragazzino, fu messo in un carro bestiame. La storia della famiglia è un po' complicata perché i genitori si trovavano in Italia, ma le autorità jugoslave non davano a questo bambino la possibilità, era rimasto con la nonna, la possibilità di ricongiungersi con i genitori. Ebbene, attraversò il confine in un carro bestiame, lui lo racconta in uno dei suoi bei libri che ha pubblicato, anche di racconti e di narrativa. Ecco, io voglio solo ricordare che è una cosa molto bella che un esule fiumano ha dedicato poi a livello così alto, e la sua fiumanità, la sua italianità, attraverso tutte le attività che ho potuto in maniera molto sintetica ricordare. Ma una cosa bella, vorrei fermarmi qui, che addirittura una cosa colpito tutti, nel 2017, qualche anno fa ormai, ha ricevuto dalla città di Fiume Rieca la targa d'oro per la sua attività di scrittore, di storico e di dirigente, che ha promosso il dialogo europeo con la città di origine. Ecco, questo, voglio dire, è un messaggio importante, perché spesso si ha degli esuli un'idea di persone ferme nel mondo della nostalgia, invece moltissime associazioni, poi parlerà Cerlienco, l'amico dell'associazione di Sa Giulia, moltissime associazioni continuano le loro attività, ognuno come può. Io ho raccontato, ecco, quello che sono state e che sono le nostre attività, ma ecco, concludendo con questo ricordo di targa d'oro della città di Fiume, posso dire che si è coronato anche un dialogo che non è stato assolutamente facile da instaurare con le autorità di Croazia, ma che ha dato i frutti che ho potuto così brevemente raccontare. Ecco, io
Bene, grazie. Forse ho preso troppo tempo, non so. Grazie, grazie dottor Micic. Ovviamente noi speravamo di avere anche Tiziana Ballarini, figlia di Amleto, appunto l'ha già ricordato lei, per è assente dall'Italia, in questo momento non è possibile il collegamento. In ogni caso la ringraziamo lei per aver ricordato la famiglia Ballarini, appunto un esule, un famoso esule istriano, che però noi ricordiamo ancora a questo punto, ricollegandoci con Sergio Canova dell'associazione Senza Confini, eccolo lì che lo vedo, che adesso legge due poesie di Amleto Ballarini. Fiume perduta, ti porgo lontano le mie mani vuote, ti guardo amore con gli occhi spenti, la mia bocca si morde asciutti silenzi per non tradire il dolore dell'anima. Oh breve, oh sempre vivo mio grande amor perduto, dei teneri anni consunti tra un soffio di bora ed un frangersi d'onda, pei prati fioriti in un canto di maggio, nel fuoco di guerra, nel fumo d'un treno. Non ho più bandiere da innalzare al sole, né bagliori di speranza agli occhi, né dalla gola gli inni che si porta il vento. Fiume di carne dalla rossa chioma, dei colli di creta e di ferrigne e pietre, che la verde mantiglia copre di frementi pini. Fiume di sangue dalla grande bocca, che ridente mare con le bianche schiume sulle ferme dighe. Fiume d'ossa dal sereno volto delle antiche mura e delle case per ombrosi viali e dei palazzi alle lucenti rive. Fiume dai 100 sguardi che mi sospira e parla con promesse di vita e impegni d'amore. Fiume perduta. Che sia maledetto. Maledetto quel soffio che mi conduce lontano al tempo gioioso della bora. Maledetto quel viaggio che mi costringe al ricordo della mia terra italiana, straziata dallo straniero. Maledetta la memoria che mi riporta a casa dove ho un conto mai pagato. Maledetto il ritorno che estorce con forza il mio debito di lacrime. Benedetto questo dolore inconsolabile che fiume creditrice reclama perché io urli non dimenticare. Grazie, grazie Canova, lo aspettiamo per il finale di questa intensa puntata. Ancora con una lettura finale. Bene, noi stiamo cercando di ripercorrere attraverso queste testimonianze quello che è stato un momento storico a lungo, per troppo tempo cancellato per una serie di ragioni evidentemente tra virgolette politiche, ragioni che in qualche modo sono state poi superate con la legge 92 del 2004 che ha istituito il giorno del ricordo. Io vado adesso a intervistare, per così dire, Pier Antonio Cerlienco, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia, Dalmazia, Comitato Provinciale di Monza e Brianza. Buonasera Pietro Antonio, grazie. Buonasera. Di essere. Ma io un po' di tempo fa, 5 anni fa, ho avuto la fortuna e la sfortuna, perché fortuna e sfortuna, trovarsi in quei posti e andare a fare visita alle foibe, e ti rimane addosso la grande sensazione di silenzio, però in quel silenzio senti delle voci che ti toccano e ti toccano forte, ti fai delle domande, ti chiedi, e poi è la stessa sensazione che si prova quando si va nei campi di concentramento di Auschwitz e via discorrendo. Che cosa è successo in quel momento? Perché
tutto questo dolore. Qualcuno dice, beh, in fondo ce lo potevamo aspettare una cosa del genere. Io dico invece che quando si arriva a questi livelli l'uomo non esiste più, non è più uomo. Concordo. Innanzitutto buonasera e complimenti alla provincia, all'Associazione Senza Confini, nella persona di la dottoressa Miotto, per aver organizzato questo convegno in occasione del giorno del ricordo. Concordo con la vostra analisi. Quando si visita una foiba, quando si visitano questi luoghi che, dove c'è stato tanto dolore, tanto male, delle riflessioni sono necessarie. Questo sentimento che si prova in questi luoghi è molto forte e fa parte di una conseguenza dei mali, ecco, del secolo scorso, della cattiveria, dei mali contro l'essere umano in generale che si sono avventati in quei luoghi. Io personalmente l'ultima volta che ho visitato una foiba è stato questo 13 luglio in occasione della visita del presidente Mattarella con il presidente della Repubblica Slovena e ho provato una grande emozione, non solo perché mi trovavo dinanzi alla foiba di Basovizza, ma perché ero consapevole che questo gesto di riconciliazione fra l'Italia e la Slovenia ha segnato un'epoca. Oggi viviamo nella comune patria europea, abbiamo la maturità e gli strumenti per rispettare le reciproche sofferenze, per capire le reciproche tragedie e guardare avanti appunto in questa patria comune europea. Non bisogna dimenticare da entrambi i lati e dobbiamo essere tutti testimoni di pace e di giustizia. Questo penso, nel rispondere alla vostra molto interessante domanda, sia la migliore soluzione, ecco, per far coesistere sia il dolore, il rispetto dei nostri martiri, ma anche guardando al presente e soprattutto al futuro. Grazie, grazie Cerlienko. Come si fa a superare, perché ancora oggi la scia del dolore è forte, come si fa a superare questa scia di dolore? Guardi, io sono figlio di un esule zaratino, addirittura mio padre fu battezzato nella stessa chiesa dell'amico Walter Matulic, che fra poco porterà la sua preziosa testimonianza a tutti noi. Io penso che per superare questo dolore, a parte bisogna avere un immenso rispetto, ma anche rendersi conto che la nostra storia non è una storia periferica d'Italia, non riguarda solo noi italiani del confine orientale. La nostra storia lo è, e a maggior ragione, sempre con più forza, deve diventare patrimonio comune di tutto il popolo italiano. Questo penso sia uno dei migliori modi per guardare al futuro con la serenità dei giusti, ecco, portando il dovuto rispetto a tutte queste povere vittime che, trovatisi davanti a questo odio inumano, hanno perso la vita per non rinunciare alla propria identità. Il presidente Einaudi ci ha definito noi esuli, Giuliano Dalmati, italiani due volte, per nascita e per scelta. Questo è un concetto che ho ripetuto anche oggi. Oggi mi trovavo a Carate Brianza, abbiamo tenuto una videoconferenza con l'amministrazione comunale e 7 classi con tutti gli studenti caratesi. Ho ripetuto questo messaggio. Quindi penso che acquisire questo patrimonio comune, rispettare questa grande sofferenza che i nostri esuli hanno con estrema dignità saputo conservare anche in quei terribili momenti, penso che sia la chiave, ecco, per guardare al futuro e anche al presente, per vivere con serenità il presente, con guardare con serenità le nostre tematiche, la nostra storia oggi. Grazie, grazie Cerlienko. Ovviamente può
intervenire, se lo vorrà, diciamo, durante il resto del nostro dibattito. L'ha già annunciato lei e io lo riprendo. Walter Grazie. Matulic, un esule zaratino, la sua famiglia trovò alloggio a Monza. A Monza, pensate un po', nella Villa Reale, in quella che è l'ala sud, cioè la parte dove oggi c'è il cosiddetto istituto d'arte, che credo abbia anche un nome diverso, se non ricordo male. Walter, che brutti momenti e che brutta storia. Buonasera a tutti. Se mi consentite, faccio una breve premessa. Nel vostro monumento ai caduti nella piazza principale a Monza sono scolpiti dei versi leopardiani, me li ricordo ancora. E qui mostrando verran le madri ai parvoli le belle orme del vostro sangue. Sono versi tratti dalla canzone All'Italia di Leopardi. Retorica a parte, se posso dire un'altra volta, sottolineare, noi altri, gente delle plaghe orientali, del confine orientale, abbiamo versato sangue per rimanere italiani, un valore questo oggi obsoleto, quasi uno a ricordarlo fa sorridere, diciamo, un sintagma che lascia indifferenti, soprattutto i miei connazionali degli Appennini, gli italiani metropolitani, voglio dire, che non hanno avuto l'avventura o la sventura di vivere in terre miste, terre dell'uno e terre dell'altro. Detto questo, dirò che io sono capitato nel campo profughi di via Boccaccio numero 1 a Monza nel marzo del 58. Il campo profughi era stato allestito nelle scuderie e in grandi altri androni di una ala del palazzo che vedo qui riprodotta, ed è stato ricavato, diciamo che in questi spazi enormi sono stati ricavati dei box che erano di dimensioni 3x4 metri, 4x4, al massimo 4x5. Con pareti divisorie di legno e di pannelli di compensato. Si elevavano fino ad un massimo di 3 metri e mezzo. E quindi così allestiti costituivano unico presidio all'intimità individuale e familiare. Lascia a voi immaginare di quale intimità si trattasse. Ci sarebbero ci venivano forniti dei letti a castello in ferro da montare, con dei pagliericci, con delle coperte di casermaggio, con delle stoviglie di alluminio, un minimo di genere di sussistenza in sostanza. Io ci sono rimasto dal 58 al 67. Ho anche frequentato lì un anno di scuola media inferiore nella sede che allora esisteva in via Piani, in fondo alla via Piani. E ricordo ancora i miei compagni di classe, i Tornaghi, gli Ongaro, i Bronzino, i Monguzzi. Non sapevano nulla, né gliene interessava granché della mia Dalmazia. Citerò qua una descrizione che ne fece un giornalista e anche famoso imprenditore dell'anteguerra. Speroni protesi sul mare, muri a secco di cinta, cipressi ad ombrello che con il tronco e i rami tagliano una fetta di mare e una fetta di cielo. Il buon Dio è stato avaro con la Dalmazia, vero, ma non di pietre e di color turchino. Io ricordo che quei pochi quattrini che avevo in tasca, che noi in genere avevamo in tasca, noi ragazzi di allora, andavamo al Cinema Smeraldo in fondo a via Turati a goderci le proiezioni di due film pomeridiano quando non si andava a scuola, voglio dire. Oppure quando per guardare la televisione, che allora non tutti avevano, andavamo al bar Carlo, alla trattoria da Carlo in fondo a via Tommaso Grossi, all'incrocio con via Dante Alighieri. E
non dimenticherò mai l'accoglienza benevola che ci faceva il titolare dell'esercizio. Noi con gli spiccioli che ci ritrovavamo in tasca riuscivamo al massimo a consumare una spuma, che era la più diciamo economica delle bevande. Che dire in genere del campo profughi? Ho accennato ai box, ne erano stati allestiti in questi enormi spazi circa 150, fate un conteso voi, in media minimo 3-4 persone per box, per 100-150, quindi come numeri andavamo dai 300 ai 400. Eppure non abbiamo mai creato grossi problemi di ordine pubblico a nessuno, a differenza di quanto succede, e mi si permetta il riferimento, a manifestazioni di protesta che altri migranti dei nostri giorni effettuano di giorno. Forse perché noi ci distingueva un impeto patriottico, ripeto, che oggigiorno è fuori moda, è obsoleto. Per noi l'Italia rappresentava la nazione madre, amata ed agognata, anche se non corrispose all'impeto delle passioni patriottiche dei suoi figli delle plaghe orientali. Devo dire che non avevamo la pretesa che nel campo, nel centro, le autorità preposte, c'era una direzione nominata, un direttore nominato dalla prefettura, divisione quinta di Milano, non avevamo la pretesa che compartecipasse ai nostri disagi, alle nostre sofferenze morali e materiali. Però ci attendevamo un po' di più umanità. Io ricordo come se fosse ieri un direttore di origine romana che si inoltrava come un cerbero senza preavviso nei box tuguri per ispezionarli, paventando che gli occupanti si servissero abusivamente dell'energia elettrica per uso domestico fuori dagli orari stabiliti. L'ansia maggiore che contraddistingueva le affanose ed operose sue giornate era quella di convincere i nuclei familiari ed i singoli presenti nel centro a sgomberarlo quanto prima. Li sollecitava a trovarsi un tetto, una dimora in locazione, si capisse, a Monza, Villa Santa, Lissone, Brugherio ed altrove, facendo balenare la congruità del cosiddetto premio di stabilimento, che era costituito da 180.000 lire, che lo Stato, attraverso il Ministero degli Interni, erogava a chi avesse deciso di involarsene da quel recinto. A lui, a questo direttore, non lo toccava il fatto che le persone su cui si dilettava a far opera di persuasione non avessero un lavoro fisso che consentisse un domani, ed esauriti i denari del premio di primo stabilimento, di pagare regolarmente la pigione, sia pure di un abituro. Ecco, una figura, anzi un figuro, un burocrate per antonomasia. Mai mi sarei imbattuto negli anni che seguirono in funzionario statale dall'animo così arido, dal quale mendicare comprensione e umanità era un'autentica utopia. Si trovava a suo agio perfettamente fra le scartoffie del suo ufficio, nel quale tronfio si arroccava sedendo a scranna. Detto questo, il suo sostituto che ne faceva le veci d'estate quando egli andava in ferie era un lombardo della divisione quarta della prefettura di Milano, il signor Segagni, che quanto a dimensione umana ne aveva da spendere. Ecco, tutta un'altra dimensione di uomo, tutta un'altra struttura mentale e umana, tutto un altro animo. Devo dire, mi riaggancio a lui, mi ricollego a lui per ribadire quanto in altre circostanze ho detto, che in genere nella popolazione monzese e nella popolazione lombarda, io adesso vivo in provincia di Brescia, a Chiari, noi abbiamo avuto, come dire, un riscontro più che discreto, favorevole. Non hanno mai opposto, come dire, antipatia nei nostri confronti.
Io ero reduce dal campo di Marina, con la mia famiglia dal campo di Marina di Carrara in Toscana, dove, e qui mi spiace, devo toccare corde ideologiche, dove si sa, avevano la preponderanza certi schieramenti di sinistra. E anche lì c'era un campo di 4.000-5.000 anime e forse scherzando, forse ricorrendo dei paradossi, ci dicevano quando noi saliremo al potere, vi impiccheremo tutti alle pinete che grazie a Dio in Versilia abbondano. Avevamo il torto, ecco, di aver lasciato un paradiso, il paese del sol dell'avvenire, e il torto di averlo abbandonato e di essere venuti qui a rubare il pane dalla bocca dei cittadini metropolitani. Sono ricordanze che è difficile dimenticare, diciamo. Riaffiorano più, andando più in là con gli anni, riaffiorano prepotenti. Difficile passarci sopra una spugna, ecco, una spugna che le faccia scomparire. È un ricordo evidentemente, come dire, molto molto amaro, non facile da appunto cancellare con un colpo di spugna, però il nostro obiettivo è quello di fare patrimonio comune di queste storie e condividerle per cercare di capire di più. Grazie Matulic, grazie davvero. No, niente, allora non so se la mia voce arriva in ritardo. Io vorrei andare adesso ad ascoltare un altro gradito ospite che è Franco Perlasca. Grazie davvero Perlasca di essere qui con noi questa sera, presidente della Fondazione Perlasca, figlio del giusto tra le nazioni Giorgio Perlasca e di Nerina del PIN Esule Istriana. Lei, Franco, si è ritrovato, come dire, su due fronti. E come dicevamo prima fuori dalla diretta, lei passa dalla giornata della memoria al giorno del ricordo, direi proprio a pie pari è il caso di dirlo, con momenti di ricordo, momenti di memoria e momenti che sono tristezza, ma che come abbiamo sottolineato devono diventare patrimonio. Assolutamente sì, perché la mia famiglia ha attraversato, oserei dire, due grandi drammi di quegli anni della Seconda Guerra Mondiale. Mio padre, che era a Budapest, ha incrociato la Shoah, il dramma degli ebrei, delle uccisioni e delle deportazioni. Mia mamma, invece, ha incrociato purtroppo il suo destino con le foibe. Perché mia mamma era di Trieste, era nata a Trieste nel 1911 e lì aveva sempre vissuto. Poi aveva conosciuto mio padre a fine degli anni 30, lei era la madrina del suo battaglione che stava partendo per l'Africa, si erano conosciuti, si erano piaciuti, fidanzati, poi si erano sposati nel 1940. Fino al 1942 lei era con mio padre nei territori dell'ex Jugoslavia, Belgrado, Zagabria, con l'incarico appunto di mio padre di comprare carne per l'esercito. Poi mio padre va in Ungheria, lei torna a Trieste, poi le frontiere vengono chiuse e quindi non riesce più a raggiungere mio padre. Quindi rimasero separati per 2 anni e mezzo fondamentalmente, dalla fine del 42 sino al luglio del 1945, quando lui riesce a tornare in Italia. Lei, mia mamma, dicevo, abitava sostanzialmente tra Trieste e un paese in Istria, Porto le Distrie, dove la famiglia aveva dei parenti e aveva anche delle proprietà, quindi viveva una parte dell'anno lì. Mi ricordava sempre le lunghe passeggiate che faceva a cavallo scendendo da questo paese Portole che è in collina, giù sino al mare quasi. Cambia tutto però in quegli anni. A lei va bene, riesce a salvarsi. Perché? Perché in quei momenti terribili è a Trieste, Trieste città, e quindi si salva, però perde tutto.
perde tutte le proprietà, e forse questo è il meno ovviamente, ma perde anche tanti parenti e tanti amici che furono infoibati lì, nella zona di Porto Ludistri. Quindi questa è un po' la storia, molto veloce, però non è finita qui, perché si parla molto degli esuli, si parla molto delle foibe, si dimentica però un po' anche la storia di Trieste, che è stata una storia terribile, perché nel 1945, il primo di maggio, entrano gli slavi di Tito, che l'occupano per 40 giorni e vogliono fare diventare questa città una città Jugoslavia, con tutte le conseguenze del caso. Il Comitato di Liberazione Nazionale viene esautorato, c'è la legge marziale, il coprifuoco, l'ora legale, qui siamo sul comico, portata quella di Belgrado, molti partigiani italiani del CLN, non comunisti, vengono arrestati, deportati, molti vengono anche uccisi. È la continuazione tutto sommato di quello che era già avvenuto nei mesi scorsi, basta ricordare quello che successe alla Marga Porzius, dove 17 partigiani italiani bianchi, chiamiamoli così, non comunisti, vennero uccisi dai partigiani comunisti della Garibaldi, perché per un semplice motivo non volevano andare agli ordini di Tito e consideravano quelle terre italiane. La libertà di stampa viene abolita, un unico giornale comunista può stamparsi a Trieste, la Banca d'Italia passa sotto controllo di commissari sloveni, sono proibiti riti e funerali religiosi, nei cimiteri la stella rossa viene messa al posto della croce, perché lo sradicamento della religione era un tratto costante di Tito, del suo regime. Io voglio solamente ricordare velocissimamente le decine e decine di sacerdoti uccisi tra il 43 e il 47 in Istria, ma in tutte quelle terre, e non solo italiani, sloveni, croati, che avevano questo problema. Erano dei sacerdoti, ma questo non poteva essere ammesso, che potessero continuare a svolgere la loro opera. Ne ricordo solamente uno, Don Francesco Bonifacio, ucciso nel settembre 1946, la guerra abbondantemente finita, e gettato una foiba di Villa Cardossi e beatificato dal Papa Benedetto XVI. Ricordo anche il 5 di maggio, una grande manifestazione filo-italiana, decine e decine di migliaia di persone armate solo di bandiere italiane che sfilano per la via di Trieste. In via Imbriani, miliziani di Tito sparano, i morti sono 5, oltre a decine di feriti. Nell'indifferenza, mi permetto di sottolineare, delle truppe neozelandesi che teoricamente occupavano la città, ma statela a guardare e basta. Nel 2006, mi piace ricordarlo, istituito il giorno del ricordo, il ministro Ciampi e il presidente della Repubblica Ciampi conferisce loro, questi 5 caduti per Trieste italiana, la medaglia d'oro al merito civile. Il 12 di giugno termina l'occupazione titina. Gli slavi lasciano la città depredando tutto praticamente, dai soldi della Banca d'Italia, ai macchinari delle fabbriche, agli strumenti degli ospedali, alle macchine da scrivere, tutto praticamente. Però non è stata la fine del dramma di Trieste. Trieste diventa territorio libero, non torna all'Italia, resta in un limbo, quindi una situazione molto particolare. Per dare un senso al clima della città, ricordo un episodio. Il 30 di giugno del 1946, la 12ª tappa del Giro d'Italia, Rovigo-Trieste. Attivisti filo-jugoslavi bloccano la carovana del Giro a Pieris con blocchi di cemento, lancio di chiodi e pietre. Sparano sulla polizia che cerca di disperderli. 17 corridori, e mi piace anche ricordare questo, decidono di continuare, mentre la corsa viene annullata, neutralizzata, e raggiungono, è ovviamente un arrivo simbolico, l'ippodromo di Montebello, accolti dalla folla con i tricolori.
Ricordo tutti quelli che scapparono e arrivarono in Italia colti malissimo. È classico l'episodio della stazione di Bologna, dove i sindacalisti della CGIL fanno uno sciopero per impedire di dare da mangiare alle persone che vanno verso i campi profughi. Questo era il clima dell'Italia di quegli anni lì. Trieste poi tornò all'Italia solamente nel 1954, nell'ottobre. Io sono nato nel mese di luglio dello stesso anno, quindi ero nato da pochi mesi. Però mia mamma mi disse sempre che mi aveva portato alla grandissima manifestazione che accolse le truppe italiane in Piazza Unità. Sia lei che mio padre, tra l'altro, in quegli anni parteciparono in maniera molto attiva ai movimenti per l'Italia, per il ritorno all'Italia. Erano iscritti alla Lega Nazionale. Parteciparono alle tantissime manifestazioni che si susseguivano per Trieste italiana in quel periodo. Poi, a inizio anni 60, la mia famiglia si è trasferita a Padova. Mia mamma è tornata delle volte a Trieste, è arrivata sino al confine a Muggia, però non è mai voluta andare dall'altra parte. Si fermava lì a Muggia e guardava da oltre, senza andare oltre il confine. E io penso che questo è stato un grande dramma per lei, ma penso come anche per tanti altri esuli, perché a un certo punto sembrava che tutto quello che era successo non se ne poteva assolutamente parlare, come non fosse successo, come fosse un'invenzione, in nome, bisogna dirlo purtroppo, del politicamente corretto. Ricordo ancora una cosa che penso faccia male a me, ma a tantissime persone. Il titolo di cavaliere di grand'ordine al merito della Repubblica Italiana che il presidente Saragat diede nel 1969 a Tito, quando già le sue uccisioni, le sue feroce e le foibe erano ben note. In nome del politicamente corretto. Per fortuna è arrivato qualche anno dopo il giorno del ricordo e da allora si comincia finalmente a ricordare qualcosa, anche se vi sono ancora troppe associazioni, personaggi negazionisti o riduzionisti che continuano a negare o minimizzare o giustificare gli orrori delle foibe. Tra l'altro ricordo che nelle foibe vi sono stati messi anche migliaia e migliaia o decine di migliaia anche di sloveni, croati e serbi non comunisti, assassinati quindi nella stessa maniera dei nostri connazionali. Per fortuna, che io dico, esiste la storia, quella con la S maiuscola, in tutti i campi e sempre e comunque, che oramai è scritto la verità. E ricordare quanto è avvenuto, questi orrori, del nostro confine orientale, serve a creare, penso, e far crescere in tutti noi la consapevolezza che certe aberrazioni ideologiche non possono tornare e riproporsi. Questo è il motivo per cui il giorno del ricordo, il 10 di febbraio, penso sia estremamente importante ricordare assolutamente per impedire che cose di questo genere possano ancora ripetersi. Perlasca, soprattutto perché, come dicevo nel presentarla, la sua è una testimonianza che vale doppio proprio per quello che i suoi genitori hanno vissuto prima per l'oblio assoluto della Shoah e poi per l'oscurantismo delle foibe. In nome della follia, dico in nome della follia umana, perché in entrambi i casi l'uomo non esisteva più, non c'era più nel segno di ideologie che è meglio, come dire, non rievocare. E speriamo di non aver più a che fare oltretutto con questi errori, ce lo auguriamo davvero. Grazie a lei per questo ricordo, per questa testimonianza, per questa intensità, come sempre. Grazie ancora. Grazie a voi. Bene, io vado a sentire adesso l'amica Roberta Miotto. Roberta,
lo dicevo presentando questa puntata, ha di fatto confezionato il format, la scaletta di questa serata, una scaletta ricca, intensa, fatta di tante testimonianze, alcune molto forti, vissute in prima persona, che noi abbiamo ascoltato, non abbiamo voluto commentare, anche se ci sarebbe molto da aggiungere, molto da commentare, ma abbiamo lasciato la voce ai protagonisti, ecco, ognuno se ne è assunto proprio le sue responsabilità rispetto a quanto poi ha detto. Roberta, un bel impegno il tuo è quello del mettere insieme una scaletta così, così profonda, così forte. Allora, intanto buonasera a tutti, i miei ringraziamenti per questo impegno, come dici tu, che per me è un po' una passione che dura da parecchi anni, da più di 10 anni. I ringraziamenti alla provincia, al presidente Sant'Ambrogio, che ha voluto che io organizzassi questo incontro, e anche a Silvia Temporali, che ormai mi accompagna in queste dirette, e soprattutto anche a te. E a Carlo e a Claudio, che io faccio sempre fatica perché iniziate tutte e due per C. La nostra associazione ormai da 10 anni ricorda coloro che durante i genocidi della storia hanno aiutato gli esseri umani indifesi, ma soprattutto non hanno girato la faccia dall'altra parte. Quindi per noi è stato naturale posare al Bosco dei Giusti, alla Polveriera di Solaro, un albero dedicato all'eccidio delle foibe e all'esodo. E nel 2012 abbiamo cominciato a raccontare queste tristi storie, andando nelle scuole. E ricordo, sembra ieri, eppure sono passati già 9 anni, che la prima cosa che chiedevo ai ragazzini era di aprire il libro di storia e di guardare se trovavano qualcosa inerente a questo capitolo buio della nostra storia. Ed erano pochi i testi allora che ne parlavano, se non risolvevano la cosa in pochissime righe. Devo ringraziare subito Tiziana Ballerini, che ho incontrato al Collegio Velloresi, dove ero andata a raccontare la storia di Giorgio Perlasca, e infatti Franco era venuto anche lui, avevamo portato la mostra, avevamo raccontato che cos'era la Shoah, chi erano i giusti che avevano salvato gli ebrei durante la Shoah, ed era stato proprio il rettore di allora, Don Romano, che mi aveva invitato a conoscere Tiziana, appunto perché figlia di un esule. E da lì era partito un po' tutta questa nostra scoperta di questa storia, durata 5 anni, perché siamo andati avanti fino al 2015. Abbiamo raccontato queste storie un po' ovunque. Abbiamo posato un albero al Collegio Villoresi dedicato appunto all'eccidio, abbiamo posato l'albero al Bosco dei Giusti nel 2013. I ragazzi delle due scuole, come ha ricordato Sergio Canova, hanno fatto un bellissimo lavoro che ha vinto il primo premio in Regione Lombardia. E poi c'è stato uno stacco, devo dire, perché noi trattiamo tutti i genocidi e quindi abbiamo parlato anche di altro, finché appunto il presidente della provincia mi ha chiamato e ho richiamato gli amici di un tempo. Quindi è venuto il dottor Marino Micic, Pietro. L'esule l'ho conosciuto grazie a Pietro Cerlienco e poi ancora Franco Perlasca. Perché raccontare queste storie ai ragazzi? Perché alla fine devono avere anche degli esempi positivi. Quindi ricordo che in quegli anni noi cercammo una storia di giusti, ma sembrava che significativamente non ce ne fossero.
Mentre l'altra sera, mentre leggevo ancora qualcosa riguardante l'argomento, ho trovato due figure che ho subito proposto a Pietro, perché potrebbero essere veramente due figure esemplari che noi potremmo raccontare il prossimo anno, a cui dedicare un albero. La figura del dottor Geppino Micheletti, che durante la strage di Vergarolla del 18 agosto del 1946, era un medico, si trovava lì, aveva i due figli e la moglie che erano appunto in riva al mare, in questa gara di nuoto che si stava celebrando con gli italiani. Si prodigò per tutto il giorno, per due giorni, per operare chi era stato colpito da questa bomba, che non è stato provato, ma è stato un attentato, non si sa chi ha compiuto questo attentato. E nonostante gli portarono la notizia e un calzino di uno dei due ragazzini, lui andò avanti e si prodigò ancora a salvare vite umane. Quindi credo che questo medico sia un bellissimo esempio di chi anche durante il pericolo non gira la faccia dall'altra parte, sapeva di aver perso i figli eppure è andato avanti per salvare vite umane. Come potrebbe anche essere significativa l'esempio di Don Francesco Bonifacio, che è stato infoibato nel settembre del 46, perché? Perché era un prete, perché era cattolico, era un cristiano, e lui aiutava i suoi paesani, ovviamente lui celebrava la messa, eppure è stato infoibato, non aveva fatto nulla, come non avevano fatto nulla tutti gli altri esseri umani italiani che vivevano lì, che sono stati presi soltanto per il fatto di essere italiani. Quindi credo che sia importante raccontare ai giovani queste storie, importante perché non dobbiamo dimenticare, ma loro devono capire che la guerra non è un bene per nessuno, non esistono né vinti e né vincitori. La guerra è solo distruzioni, stragi, esseri umani che si ritrovano con niente in mano e soprattutto tanta, tanta morte. Quindi ben vengano queste iniziative da parte della provincia, che noi seguiamo, che tutti possono seguire, e non finisco mai di ringraziare queste persone come Marino, come il dottor Ballarini, come Pietro, che portano avanti queste storie. Grazie Roberta, noi facciamo come dire il minimo per divulgarle con questo nostro format che può essere tranquillamente, lo ricordiamo, rivisto quando poi volete, quando avete un po' di tempo per mettervi all'ascolto, perché in questo caso è molto importante l'ascolto di queste storie, l'ascolto di queste vite che hanno vissuto momenti terribili, alcune, molte purtroppo spezzate dalla follia umana. Adesso nella nostra puntata della Voce dei Comuni appunto entrano in scena gli amici sindaci e non solo. Io vado subito a metterli in onda dopo aver ringraziato ancora una volta Roberta Miotto, Antonio Verbicaro, sindaco di Briosco, Mauro Capitanio, sindaco di Concorezzo, Barbara Magni, sindaco di Sovico e poi l'assessore alla cultura, istruzione e politiche giovanili di Venano all'Ambro, Selene Di Rupati, che sono con noi questa sera. Grazie della vostra presenza e grazie dell'attesa. Come sempre nelle dirette live andiamo un po' lunghi anche per così ascoltare, dare ascolto a tutti. Io parto da Antonio Verbicaro, sindaco di Briosco, nell'ordine che ho qui davanti a me. Sindaco Verbicaro, qual è la attenzione al microfono, ovviamente accenda il microfono, importante. No. Eccolo qua, perfetto. Ci siamo. Ecco, la sua testimonianza e soprattutto mi piacerebbe sapere nei comuni
come viene ricordata questa giornata? Grazie dell'invito a questo importante incontro. Io ho sentito le testimonianze del signor Walter, in parte del presidente Franco Perlasca, e sono rimasto molto colpito. Ogni volta che si trattano argomenti di questo spessore provo un grande disagio, una grande preoccupazione e un sentimento di dispiacere, perché comunque ritengo che a 60 anni compiuti ritengo che il problema non può cambiare se creiamo le condizioni per far sì che si ripeta. Io credo che i politici, le persone che hanno compiti di amministrazione e l'amministrazione della politica e del sistema abbiano il dovere di non cadere nell'errore di creare gruppi in contrasto fra loro, creare situazioni che possano degenerare. Lo abbiamo visto anche ultimamente nella migliore delle democrazie al mondo, cosa può accadere se poi si creano dei messaggi che possano incitare e spingere alla violenza. Quindi la violenza è sempre in agguato. Da sindaco mi sento di dire che abbiamo il dovere, come genitori, come sindaci, come amministratori, di diffondere le informazioni, parlare con i nostri figli, parlare con i giovani. La politica spesso viene usata come strumento per arrivare poi alla violenza, per cui la buona politica non arriverà mai alla violenza. Il buon contatto fra cittadini, il rispetto fra le persone, il rispetto soprattutto delle idee, degli esseri umani, che sono comunque simili fra loro e hanno comunque valori importanti, affetti, famiglie, quindi queste persone non possono entrare in contrasto solo perché qualcuno solleva dei principi strumentali per andare a combattere altri o per creare situazioni di contrasto difficili poi da contenere e da gestire. Io come comune, vado subito al dunque perché altrimenti mi dilungo troppo, come comune ho sempre cercato di organizzare delle opere di coinvolgimento affinché gli anziani facciano sì che i messaggi e le loro esperienze possano raggiungere i giovani e i giovani vengano coinvolti affinché possano ascoltare ciò che è accaduto. In questa precisa circostanza io ho fatto sì che venisse a posto davanti al comune uno striscione che ricorda quei momenti terribili, in modo che chiunque passa rifletta per un attimo su quello che è accaduto. Ho realizzato dei post sulla pagina del comune, sulla nostra app, che ricordano quei momenti, e in più abbiamo fatto un lavoro con l'assessore Antonella Casati con le scuole, ovvero abbiamo acquistato 3 libri e li abbiamo regalati alle scuole medie in modo che rimangano nella loro biblioteca e poi gli insegnanti di terza media possano fare in modo che i ragazzini di terza media attingano informazioni da questi libri e possano poi valutare quello che c'è scritto e fare dei temi sull'argomento. I libri sono, il primo è Yuika ti racconto, di Daniele Bernardin e Luigi Puccini, dove la nonna Maria racconta alla nipotina ciò che avvenne sul porticciolo di Muggia. L'altro libro è Foiba rossa, di Emanuele Merlino e Beniamino Del Vecchio, un racconto a fumetti dove si racconta la storia di Norma Cossetto, una studentessa di soli 23 anni, abusata e poi assassinata. Infine abbiamo messo a loro disposizione anche uno spezzone ed un libro che parla del magazzino 18, dove venivano accumulati tutti i ricordi delle famiglie, che racconta il musicista Simone Cristicchi, scritto ed interpretato da lui e dallo scrittore Bernas. Anche in questa rappresentazione si parla dell'esodo e di tutti i suoi eventi.
il primo in coincidenza con l'armistizio e quello successivo con il Trattato di Parigi, dove gli alleati assegnarono quelle terre alla Jugoslavia. Ecco, penso di aver fatto il minimo, diciamo, per mantenere vivo questo ricordo nei ragazzi e nella comunità che amministro. Spero che, sono convinto che comunque i miei colleghi sindaci abbiano fatto altrettanto, perché abbiamo veramente il dovere di ricordare quegli eventi. Mi dispiace che siano stati taciuti per anni, siano state taciute per anni queste situazioni, però la cosa che mi rallegra molto e che mi dà fiducia è che la verità viene sempre comunque a galla. Quindi, qualsiasi sia la nostra idea politica o il nostro punto di vista o il nostro modo di gestire le cose, la verità, io confido nella verità, perché verrà sempre a galla. Grazie Sindaco Verbicaro, grazie per il contributo che ci arriva da Briosco. Adesso in un'alternanza vorrei sentire una voce femminile, quella di Barbara Magni, Sindaco di Sovico. Buonasera Barbara. Buonasera, porgo i miei saluti a tutti gli intervenuti e ringrazio molto per questo invito, perché mi date la possibilità di dare il mio piccolo contributo a questo evento, a questa iniziativa, che ritengo comunque sia un modo molto efficace per arrivare a far comprendere il senso della giornata di domani, no? Perché il giorno del ricordo appunto è il 10 di febbraio, un giorno che comunque, come già stato detto, testimonia quella che è stata una grande tragedia italiana, un momento buio della nostra storia nazionale e internazionale. Un ricordo che però io ritengo che anche tutt'oggi spesso passa un po' in sordina, e quindi ben vengano eventi come questi. Dico così perché mi capita spesso di verificare, io ho anche una figlia adolescente, quindi spesso mi interfaccio anche con gli amici, insomma, di mia figlia, così, e spesso appunto verifico che soprattutto i più giovani hanno poca contezza magari di cosa siano le foibe, il dramma vissuto dagli italiani delle terre della Dalmazia, dell'Istria e della Venezia Giulia, no? Diciamo territori e persone passate dall'oppressione nazista, come è stato detto prima, a quella comunista, no? Quindi io direi proprio due ideologie completamente diverse tra di loro, ma che sono state comunque accomunate da metodi di repressione, di controllo, di proprio volontà di eliminazione, no, dei dissidenti, che sono stati, come è stato detto, no, con quel bruttissimo termine, infoibati, e quindi anche gettati vivi nelle foibe. E periodi in cui per gli italiani, per i nostri compatrioti, difendere le proprie tradizioni, la propria cultura, la propria religione, la propria lingua era un motivo di sospetto e di persecuzione, che poi causò appunto quell'esodo, no, verso l'Italia. E quindi noi abbiamo il dovere di ricordare questa storia, di fare in modo che esperienze del genere diventino proprio un patrimonio culturale, soprattutto oggi, perché secondo me bisogna arrivare a comprendere che in ogni caso le peculiarità dei popoli vanno comunque comprese e difese, perché rappresentano quella che è la ricchezza, no, dell'umanità. Come comune direi... appunto, per non dilungarmi molto, come comune noi abbiamo sempre organizzato in collaborazione con la nostra Proloco una serata a tema dal taglio storico, dove affrontato comunque anche da testimoni, ma anche da un professore che appunto dava un taglio storico alla serata. Quest'anno purtroppo, per via della pandemia, dove diventa difficile comunque organizzare, pressoché impossibile organizzare degli eventi in presenza,
abbiamo predisposto dei manifesti che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine istituzionali e social, ma anche affisso nei punti strategici del nostro comune, del nostro paese e anche soprattutto nelle scuole. A ricordo, se posso mostrarlo, questo non so se si vede, questo è il nostro manifesto, nel quale comunque viene anche indicato un evento che viene fatto presso il Consorzio Brianteo Villa Greppi, noi siamo associati come comune, che ha organizzato in diretta streaming una serata ed è un incontro con un'autrice, Silvia Daiprà, che è l'autrice del libro Senza salutare nessuno, un ritorno in Istria, che è la testimonianza sostanzialmente della sua nonna. Quindi diciamo è un piccolo evento, comunque a testimonianza del fatto, io ci tengo molto a voler sottolineare che comunque noi come comune, noi come istituzioni, ma anche le scuole, abbiamo il compito fondamentale di tenere vivo il ricordo e di promuovere la conoscenza, appunto per fare in modo che ciò che è stato poi non si ripeta, no? Sia da monito sia per il presente e soprattutto per il futuro. Barbara Magni, grazie davvero e ovviamente questo per far sì che la storia, e lo abbiamo sottolineato più volte anche nel corso della puntata precedente dedicata alla memoria, rimanga patrimonio comune. Mauro Capitanio da Concorezzo, che non è solo, vedo che non è solo, buonasera Mauro, benvenuto, grazie e ancora grazie anche per l'attesa, ma come dicevo prima le testimonianze sono varie e intense. Mauro, te. Grazie Carlo, no, più che altro perché noi abbiamo consiglio comunale alle 19:30, ma ci tenevo particolarmente a essere presente perché come diceva prima Barbara, anche le amministrazioni comunali hanno il dovere del ricordo. Ho visto prima con piacere Pietro Cerlienco, con lui avevamo organizzato una due giorni nel 2010 quando ero assessore alla cultura, quindi l'ho rivisto con piacere e per restrizioni Covid comunque anche quest'anno non volevamo far mancare il nostro contributo anche con Corezzo. Abbiamo organizzato in collaborazione con la biblioteca e con l'ufficio cultura una serie di bibliografie dedicate che abbiamo proposto poi alle scuole e ai cittadini, e domani sera sul canale YouTube del comune di Concorezzo verranno recitate alcune poesie per ricordare il dramma delle foibe. Penso che in questo momento in cui ci sono delle restrizioni particolari, comunque anche i canali tecnologici ci aiutano, come tra l'altro la tua ottima trasmissione, a ricordare e a ricordare la storia, che è venuta fortunatamente a galla con un po' di ritardo, ma è venuta molto molto a galla. E oggi non sono solo, infatti vi lascerei magari un minuto la postazione a lui, perché l'anno scorso abbiamo fatto una serata molto bella con Ezio Barnabà, che è un nostro concittadino e cittadino concorrezzese dagli anni 70. Lui adesso di anni ne ha 86, è un esule istriano che arriva da Verteneglio, e volevo magari, se c'è tempo Carlo, lasciarvi più che parlare io due minuti per un suo intervento, se sei d'accordo. Assolutamente, assolutamente sì, e io sono contento in fondo di questa tra virgolette sorpresa, perché le testimonianze ci piacciono e soprattutto sentirle da viva voce ancor di più, perché così lasciamo traccia, caro Mauro, lasciamo traccia. L'importante è non disperdere questo patrimonio di storie che poi sono vite, non ce lo dimentichiamo mai, storie uguali vite. Ok, allora vi lascio
se vuoi far parlare prima l'assessore, comunque lascio la postazione. Allora io faccio, faccio parlare l'assessore, così c'è il cambio indolore. Grazie Mauro Capitanio da Concorezzo. Vado da Selene Di Rupati. Buonasera Selene, assessore alla cultura, l'ho detto prima, istruzione, politiche giovanili del comune di Vedano. E qui entrano in scena i giovani, l'abbiamo detto più volte. Il lavoro deve essere fatto soprattutto perché le giovani generazioni non perdano questi pezzi di storia che a lungo oltretutto sono stati taciuti dai libri, perché per trovare una didascalia forse era già troppo. Selene. Sì, grazie, vi ringrazio per l'invito, mi fa molto piacere. Ho trovato due punti di raccordo con gli interventi. Anche noi abbiamo un cittadino che arriva da Fiume ed è un cittadino che è stato presso la Villa Reale di Monza nel 48, ed Eneo Baboschi. Ed Eneo mi ha sempre aiutato nel proporre ai giovani, alle scuole, alla cittadinanza la storia, perché la storia è molto importante. Noi abbiamo sempre cercato appunto di proporre incontri con filmati, con mostre, spettacoli teatrali, addirittura appunto visite guidate alle mostre con la scuola. E volevo appunto ricordare che è stato presentato da noi anche il libro di Umberto De Pace, che appunto parla degli istriani, l'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Nel 2015 abbiamo proiettato lo spettacolo teatrale Magazzino 18, appunto, che parla della storia raccontata da Simone Cristicchi su questo magazzino, dove appunto gli esuli avevano senza casa e avevano lasciato le loro proprietà lì nell'intento di andare a riprenderseli, ma questo Magazzino 18 è ancora pieno. Poi abbiamo fatto altri incontri con lo storico Ivan Castellani, quando i profughi eravamo noi, e da ultimo e non ultimo la strage di Vergarolla, quello di cui ha appena parlato Roberta Miotto. La strage di Vergarolla è stata una lectio magistralis fatta proprio da Eneo Baboschi, dove ha raccontato, io penso che pochi comuni, noi siamo un piccolissimo comune di 7.000 abitanti, pochi comuni abbiano fatto un percorso così profondo, storico, su questa strage. La strage di Vergarolla, noi abbiamo appunto presentato il filmato dal titolo L'ultima spiaggia, Pola fra strage di Vergarolla e l'esodo, che è stato realizzato nel 2016 da Alessandro Quadretti, che appunto suo padre era esule da Pola. La strage di questo filmato è una minuziosa ricostruzione di questa strage, è una spiaggia nei pressi di Pola. Quel giorno c'era una gara nautica e è avvenuta il 18 agosto del 46, quindi a guerra finita. Qual è la rabbia che mi raccontava anche Neo, appunto esule da Fiume, che nella storia italiana non c'è una pagina su Vergarolla, che Vergarolla appunto non esiste. E a me fa molto piacere che Roberta abbia parlato di questo albero che verrà dedicato a Geppino Micheletti, che rimase appunto in sala operatoria mentre gli avevano comunicato che nell'obitorio c'erano i suoi due figli, i corpi dei suoi due figli di 9-6 anni e del fratello. Micheletti appunto poi venne in Italia nel 47 dichiarando che non desiderava correre il rischio di dover curare gli assassini dei suoi due figli. Questa strage è rimasta senza colpevoli, come tante le stragi in Italia, se ce le ricordiamo. Su quella spiaggia c'erano delle mine che erano state disinnescate dagli inglesi prima di lasciare la città, materiale bellico costantemente ispezionato dai militari britannici e ritenuto inerte. Però appunto 9 tonnellate di tritolo scoppiarono quella domenica su quella spiaggia, facendo
parecchi morti. Ecco, tutto questo che vi ho raccontato è stato un po' il nostro percorso, il percorso che abbiamo fatto. E allora quest'anno avevamo in mente di approfondire un altro argomento, sarà per un'altra occasione, sempre con il nostro amico Baboschi, e abbiamo pensato di mettere online un documento in PDF da lui fatto sulle foibe, e poi i link della strage di Vergarolla, un link di Rai Cultura e un link di un estratto del magazzino 18. E poi io ho registrato e abbiamo pubblicato anche quella, il percorso di una mostra, quindi anche i ragazzi possono visionarla, i ragazzi di terza media, fascismo, foibe, esodo, cioè il percorso, diciamo, storico di tutto quanto è accaduto per poterlo spiegare ai nostri ragazzi. Io vi ringrazio, volevo comunicarvi che con la delibera di giunta del 23 settembre del 2020 noi abbiamo intitolato una nuova area di circolazione pedonale, Piazzetta Martiri delle Foibe, e appena possibile inaugureremo questa area pedonale che si trova dietro il comune, e volevamo invitare anche il presidente della provincia, Luca Sant'Ambrogio, Roberta Miotto. Grazie. Grazie Selene Di Rupati, assessore alla cultura del comune di Vedano all'Ambro. Io torno a Concorezzo, dove vedo schierato, è il caso di dirlo, tra virgolette, in pole position, Ezio Barnabà. Buonasera Ezio, benvenuto. Buonasera, grazie. Innanzitutto ringrazio Mauro per avermi invitato, qui sono a vostra disposizione. Io sono nato a Vertenelio, 4 del 9, 34, quindi 86 anni. Un ragazzino! Ecco, e ho sentito tante cose qui, cose che condivido, che conosco benissimo, eccetera. Io ho avuto la fortuna, innanzitutto mia moglie è del stesso mio paese, e però i suoi erano rimasti lì, perché la nostra zona doveva venire territorio di Trieste, e poi è stato l'ultimo scempio, diremmo, aver fatto e aver concesso, ma queste sono questioni politiche, non voglio neanche entrare su questo argomento. Sta di fatto che grazie a questa circostanza, io pur essendo a Trieste, ero in contatto continuo, e quindi andavo giù per le vacanze, eccetera, quindi ho visto tutta l'evoluzione, ho visto le cose brutte iniziali, bastonate, eccetera, eccetera. È vero, questo evento di Tito, purtroppo, le ho viste, le ho vissute, le ho constatate. Parlo, sento tante cose, ma sa, bisogna vederle. Io parlo solo delle cose che ho visto. E su questo, essendo sempre in contatto, ci sono molte cose da dire. Io dirò, perché non voglio neanche scendere nei particolari, diremo, perché sa, si dice presto, Tito, ma no, c'era un gruppo forse, perché l'uomo, lo chiamo bestia io, perché lì ha dimostrato il peggio di se stesso. L'ho scritto anche questa mattina su Facebook. E quindi, e anche ho fatto un'altra correzione. Noi siamo stati i dimenticati, il giorno del ricordo, no, il giorno dei dimenticati chiamo io, perché si è dimenticato tutto. La gente... Io ho avuto, quanto potrei dire, ma ero in contatto e ho avuto le evoluzioni che sono avvenute in quella zona. Poi lì mi sono rimasti gente che è rimasta mia gente, cioè noi siamo andati via, ma abbiamo le radici lì. E quindi io sono in contatto lì, prima e anche dopo e anche durante e ancora. Perché sto sia con Concorezzo da 70 o 71. Ma poi, grazie a mia moglie e i suoi che sono lì, i contatti sono sempre stati. Quindi il problema, Tito si è evoluto, lo chiamiamo così o via di seguito, purtroppo è sotto il naso di tutti da vedere. Le verità fanno male, non si vogliono.
foibe quante ce ne sono? Le hanno scoperte tutte? Dovrebbero essere loro stessi andare a cercare, a dire, per questa vergogna. Ma ce ne sono molte ancora. Che non sono andate fuori. E sono andate dentro tante gente, quindi sono andate dentro perché era comodo, penso io, per un avversario, per uno che vuole liberare da questa da questa italianità, perché tu eri italiano, eri fascista. Ma mi perdoni, io avevo 9 anni nel 43, quindi ero un bambino. A un certo punto, cosa vuole che da bambino io un fascista? No, io ero un fascista. Casa mia, se era qualcheduno, era avanguardista, io balila. Cosa vuol dire questo? No, erano italiani. Allora, gli italiani li hanno catalogati come gente di quell'iniziale. Noi siamo dei delinquenti nati. Siamo andati lì, abbiamo fatto del male. Certamente, io non vado a negare, non vado a dire che i fascisti erano stinchi di santo. Ne hanno commesse le sue. E perché dobbiamo negare questo? Sempre bestie erano uguali. Perché l'uomo, quando fa quelle cose, non è essere umano. Ha dentro di sé qualcosa di diabolico. Qualcosa che ci fa pensare alla mia età, ma perché? Come? Mi viene in mente, adesso mi sto dicendo una cosa, posso dire questa canzoncina qui? La posso assolutamente, ci piace per chiudere. Perché ho telefonato a un mio carissimo amico di scuola di Trieste e l'ho trovato anche pure un anno meno di me, ma con una memoria formidabile. E lui mi dice: ti ricordi, Ezio, quando cantavamo macchinista, macchinista, da Gheoio ai Stantuffi, che di Tito siamo stufi, a Trieste volevamo andare? O Italia del nostro cuore, ti invochiamo a venirci liberare. E allora, cosa vuole? Questa roba era successa, che io avevo, diciamo, 14-15 anni, perché non ero andato via. Io via vado nel 51, in agosto del 51, ma io fino a agosto 51 sono lì e vedo l'evoluzione di il regime. Vedo le cose. Adesso non so se registra questa roba qui. No, la stiamo ascoltando e abbiamo sentito anche con piacere la canzoncina. È formidabile. Prego, andiamo. Il mio amico mi dice: ti ricordi quando cantavamo che eravamo brilli perché abbiamo preso una fiasca di vermouth, siamo andati dietro l'asilo, mi dice lui, e cantavamo brilli, abbiamo alzato la voce. Sono venuti a prenderci con la pistola a casa. E ci hanno portato in caserma. Io venivo dalla campagna, dice, avevo le scarpe rotte, i pantaloni buchi, ma mi hanno portato così in caserma. Mia madre è corsa per portarmi i vestiti, perché fuori dalla caserma c'era la macchina dell'Osna, e lo sai cosa voleva dire se tu mentre in quella macchina lì sparivi? E sono venuti a dirmi, questo l'ho sentito questi giorni che mi ha detto, ma c'è un'altra, se ho il tempo di dire, che ho saputo di lui. Allora, a Villanova, molto velocemente ti preghiamo, Ezio. A Villanova non si è mai saputo, c'è 15 morti, no, 15, 19, 19 giovani che sono stati fucilati dai tedeschi, cioè che li hanno fucilati tic tac, e mai nessuno, cioè mille versioni. Lui mi ha dato quella giusta, mi ha detto: sai perché è successo? Perché a Verteneglio, quando sono arrivati i tedeschi, hanno parato le prime cannonate che ha sparato, il parroco è andato sul campanile e ha messo il lenzuolo bianco e hanno finito. Quando invece a Villanova hanno lasciato la bandiera rossa. Quando si è arrivata la colonna a Villanova, le ha detto: uno per famiglia qui. In 5 minuti hanno ucciso 19 persone. Questo l'ho saputo, questa forse è la verità più che sia, diremo che più è realistica.
ma non vado avanti in queste cose perché sono troppo, adesso le malette, il tempo mio è finito. Grazie per questo tuo contributo, grazie per questi tuoi ricordi. Ricordiamo che Ezio è nato l'altro ieri, c'ha sei primavere più o meno. Poi il mio paese, che ci vado giù, che ho tutta la mia gente ancora, che sono rimasti con le radici, è un signor paese, è una perla dell'Istria. Noi abbiamo una perla per il mare, per la temperatura, ma per la gente soprattutto, che è gente veneta, gente che lavora, gente che sa lavorare, sodo. Va bene, grazie Ezio davvero per questo finale, però io prima di chiudere ritorno a Sergio Canova dell'Associazione Senza Confini, eccolo lì, pronto per la lettura conclusiva. Grazie ancora Sergio. Grazie a voi. A conclusione del loro lavoro, un lavoro veramente corposo e accurato, gli alunni delle due classi liceali di Cantù e di Monza così scrivono: per troppi anni la verità su Foibe ed Esodo è stata nascosta e taciuta in modo ignominioso. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. Moltissimi documenti sono finalmente usciti dal buio della menzogna. Anche nelle scuole gli studenti hanno finalmente potuto conoscere il significato di termini come Foibe e Esodo Giuliano Dalmata. Mai potremmo pensare che tutto ciò che è stato fatto dallo Stato italiano e dalle varie istituzioni basti a colmare il vuoto che l'immane tragedia delle foibe e dell'esodo ha lasciato dentro a migliaia di uomini e donne. Mai potremmo pensare che il compito di ricostruire la verità storica sia ormai esaurito. Rimane ancora molto lavoro da svolgere, soprattutto per i giovani. Eppure le innumerevoli testimonianze degli esuli o di chi ha scelto di non ignorare questa tragedia ci inducono a dipingere di nuovo il nostro prato orfano di quel verde brillante che solo la speranza possiede. Troppo coraggio abbiamo avvertito in queste storie, troppo amore per la terra e per la patria, troppa forza d'animo nell'affrontare le immense difficoltà del viaggio. Tutto questo non può che far ripopolare il nostro prato di quelle foglie, di quei fiori e di quelle radici che la violenza disumana ha tentato di cancellare. È vero, gli uomini e le donne spazzati via dalla brutalità non esistono più. È vero, uomini e donne sono stati costretti ad abbandonare per sempre le loro case, i loro paesi, le loro terre. Ma di loro, di tutti loro, sopravvive il ricordo. Un ricordo eterno che resiste davanti a ogni tentativo di oblio. E chiudono con queste parole. Ecco, la vediamo. La quercia è ancora lì, con la sua possenza, con le sue salde radici che affondano nella terra, la terra che molti esuli hanno raccolto dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia per tenerla sempre con sé. I fiori hanno ripreso il colore che solo la speranza può donare. Il prato non è più orfano. La memoria finalmente gli ha restituito nuovamente l'antico splendore. Grazie ancora Sergio Canova, grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Il 10 febbraio, lo ricordiamo, è il giorno del ricordo e noi appunto abbiamo voluto ricordare tante le testimonianze forti, alcune hanno come dire preso posizioni assolutamente personali che sulle quali ci sarebbe molto molto da aggiungere, noi le abbiamo volute portare alla ribalta in questo nostro format, la voce dei comuni con la provincia di Monza e Brianza, con l'associazione Senza Confini. Tante testimonianze, dicevo, tre storie che ulteriori saranno portate su questi canali, sul canale social della provincia, tra cui quella di Norma Cossetto, tre storie che verranno appunto raccontate. Perché tutto questo? Perché ovviamente non si nega, non si giustifica, non si tace. Parla la storia, parla la verità.
la nostra storia, lo abbiamo sottolineato, lo diceva qualcuno dei nostri protagonisti, deve diventare patrimonio comune di tutto un popolo, di tutto il nostro popolo, nel rispetto del dolore e nel rispetto di ciò che è accaduto a molti di noi. Grazie, buona serata.